iniziare questa seconda parte della conferenza stampa relativa all'emergenza rifiuti. Noi vogliamo ribadire in queste ore difficili l'atteggiamento che abbiamo avuto come gruppo alla provincia, gruppo al comune, gruppo regionale, qui ci sono i capigruppo, e come parlamentari. Come diceva la Presidente Rosy Bindi, altri hanno speculato su questa emergenza. Noi stiamo avendo un atteggiamento in queste ore di seria responsabilità, perché gettiamo un grido d'allarme di fare presto, in quanto, come sappiamo, il decreto che hanno votato in Consiglio, hanno presentato in Consiglio dei Ministri, non risolve alcunché rispetto all'emergenza fisica che abbiamo nelle strade della provincia di Napoli. Noi, in maniera parallela con i nostri deputati, parlamentari, senatori, abbiamo presentato un disegno di legge che vuole inserirsi proprio nella conversione del decreto, perché il primo punto, se qualcuno chiude questa porta ci fanno anche un grande piacere, il primo punto è che la catena di comando che era individuato nel decreto di fine emergenza di 2 anni fa è saltata drammaticamente, ed è saltato quello che è un concetto che stava alla base di quel decreto di fine emergenza, che ci ha portato al fallimento. Noi da tempo, qui c'è la nostra responsabile nazionale, la segreteria nazionale Stella Bianchi, da tempo abbiamo proposto al Parlamento con interpellanze, ordine del giorno, da 2 anni a questa parte abbiamo detto: guardate che quel decreto di fine emergenza non ci porta a un ciclo integrato dei rifiuti, ordinato. Il governo se ne accorge in tutta la sua drammaticità in questi giorni, nel decreto cerca di porre rimedi. È evidente che nella conversione parlamentare noi proporremo delle modifiche sostanziali della catena di comando e dell'organizzazione del decreto e dell'organizzazione del ciclo integrato dei rifiuti. Ora però il punto che più ci preoccupa con i nostri gruppi e gli eletti è fare presto, trovare una via d'uscita da questa emergenza. Fare presto e farlo in maniera trasparente. Io credo che abbia fatto molto bene, tutti abbiamo concordemente laudato Bersani, che è intervenuto a porre questa esigenza al Consiglio dei Ministri. Guardate che mentre c'è una discussione tra di voi, che è esplosa plasticamente con le parole di Mara Carfagna, interpreta molto meglio di noi tutto quello che è stato detto, c'è una regione e c'è una provincia che è in ginocchio, i tanti comuni della provincia di Napoli che sono in ginocchio. E quindi, invece di discutere tra di voi e soprattutto di discutere tra le varie anime del PDL, le varie opzioni, mettiamole così, molte di queste legate più al mondo non della risoluzione dei problemi ma della costruzione di un ciclo anche di interventi economici e di affari, noi diciamo fate presto. Ora, con il gruppo regionale, come sapete, noi abbiamo proposto un tavolo interistituzionale che sta dando i primi frutti. Alcune modifiche recepite dal Consiglio dei Ministri le ha fatte questo tavolo interistituzionale, e con i nostri parlamentari appunto siamo entrati nel merito, perché siamo una forza sì di opposizione ma responsabile, che sa benissimo che uscire da questa emergenza non era frutto di un miracolo ma è frutto di un duro lavoro. Noi abbiamo visto in questi 2 anni, soprattutto in questi ultimi mesi, molta incompetenza. Fatto benissimo il nostro capogruppo alla provincia a dirlo chiaramente al presidente della provincia di Napoli, che aveva il primo compito di riorganizzare in questa provincia non delle società che fanno e spendono soldi per consulenze con delle cifre enormi, ma avevano il dovere di costruire anche delle soluzioni. Parliamo dell'emergenza, il presidente della provincia ha sempre detto: troverò delle cave, vi dirò dove sono. Non lo sappiamo, sono mesi che tutti i suoi propositi non vengono a niente. Noi per questo diciamo, noi siamo in campo in maniera responsabile per contribuire con le nostre proposte a riorganizzare e a controllare che questa emergenza non attraversi anche degli elementi poco chiari e trasparenti. L'onorevole Graziano e l'onorevole De Luca erano con Pecorella qui a fare un sopralluogo. Bene, erano gli unici 2 deputati, non c'era nessun deputato del PDL campano
cosa che vi dice, ve la dice lunga sulla qualità anche di quella che è la classe dirigente in campo che dovrebbe far fronte all'emergenza. Noi ribadiamo, e poi do la parola a Stella e do la parola ai nostri deputati, che ci sono due canali da seguire. Un canale immediato in Parlamento di modificare quel decreto di fine emergenza che ha prodotto solo guasti, sperperi e incompetenza. E le nostre proposte sono sul tavolo. Siamo pronti da subito, come ha detto il capogruppo Franceschini e il gruppo al Senato, a entrare nel merito, a modificare. Poi c'è il secondo canale che è urgente, su cui facciamo e ribadiamo un appello a caldoro. Per uscire dall'emergenza oggi, nell'immediato, serve la solidarietà di tutti gli enti coinvolti. Rosi Bindi faceva riferimento anche alla solidarietà delle altre regioni, che purtroppo vediamo, soprattutto arrivano anche risposte negative. A me è dispiaciuto che la stampa ha riportato delle dichiarazioni dell'onorevole Penati che ieri sera ha chiarito, non riguardavano assolutamente una mancanza di solidarietà. Purtroppo nessun giornale ha riportato il chiarimento di quello che ha detto, hanno riportato solo una frase che non era assolutamente nelle sue intenzioni presentate. E quindi primo punto appello a caldoro di fare presto. Il governo nazionale in quel decreto ha indicato lui, evidente, come figura politica istituzionale autorevole per gestire questa emergenza. E noi gli diciamo di costruire da subito la solidarietà tra gli enti e cercare immediatamente di far fronte. Il senatore De Luca da tempo ripete, come è stato anche oggi presentato, che c'è una grande quantità anche di cave dismesse, cave abbandonate che sono utilizzabili da subito. E allora, prima che arrivano altri interessi in quelle cave, interessi poco chiari, noi diciamo di dare subito anche una ricognizione di questi luoghi. Cioè si può fare da subito molti interventi per uscire dall'emergenza. Serve però, lo dico, serietà, competenza e idee chiare.